Siete in pista con i vostri amici e vi trovate nella mischia. Cosa facciamo? Bagar? Vediamo come fare. Ciao, sono Nicola di Vicenza Kart Indoor. Prima di iniziare il video, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e se il video vi sarà utile, un bel like. Siamo in pista con i nostri amici. Ci ritroviamo in una corsa e a fine qualifica ognuno ha la sua posizione. Chi ha fatto bene in qualifica partirà davanti, chi ha fatto meno bene partirà a fondo classifica e qualcun altro partirà a metà. Queste tre sono le situazioni che noi andiamo a interpretare in questo video. Premessa: la posizione determinata dalla qualifica è abbastanza veritiera per quanto riguarda la classifica finale della corsa. Quindi, consiglio personale, chi è parte nel fondo schieramento non dovrà entrare a vita persa alla prima curva per cercare di trovarsi in prima posizione, complica le cose e rischia di compromettere la sicurezza anche degli altri piloti. Quindi cerchiamo sempre di mantenere il rispetto delle regole, il rispetto del regolamento, il rispetto soprattutto degli altri partecipanti alla corsa. Partiamo davanti, molto bene, ho fatto una buona qualifica, devo solo gestire teoricamente. Se ho fatto un buon lavoro in qualifica devo mantenere e continuare a ripetere la mia performance. Dobbiamo difenderci da eventuali attacchi, perché chi ci sta dietro sarà sempre pronto ad approfittare dei nostri errori. Quindi partire davanti, trovare il limite, scappare via nel minor tempo possibile. Chi parte a fondo schieramento non ha nulla da perdere, possiamo solo che far meglio. Quindi cerchiamo di prendere il trenino e trovare il prima possibile modo di sorpassare. Sempre video sorpassi cerchiamo di mettere in pratica. Sfruttiamo gli errori degli altri, cerchiamo di trovare noi il limite e su avanti di posizioni. La terza situazione, che è quella più complicata, è la bagarre a centro gruppo. Ci ritroviamo a dover difenderci da chi è dietro, ma allo stesso tempo dobbiamo trovare il modo di attaccare chi ci precede. È un po' come il film Sliding Doors. Ci troviamo a una situazione dove noi ci creiamo il nostro futuro. Ogni occasione persa è un attacco ricevuto. Noi dobbiamo essere svegli, mentalmente rapidi a ragionare e sfruttare l'errore di chi è davanti senza sbagliare noi di conseguenza, perché ogni sorpasso sbagliato è un sorpasso subito. Non entro a chi mi precede, sbaglio, perdo tempo, quello dietro di noi ne approfitta. Quindi bisogna stare molto molto attenti a eseguire le manovre di sorpasso. Dopo la partenza è il momento dove hai più beneficio, dove puoi provare a rischiare un po' di più e dove puoi recuperare più posizioni. Allo stesso tempo, tanto puoi recuperare, tanto puoi perdere. Quindi sì, vale la pena rischiare, anche perché hai più tempo nell'arco della corsa per recuperare eventuali errori. Se invece vuoi gestire la corsa in modo differente, quindi provare sul lungo termine a recuperare le posizioni, sì, si può fare con più calma, però sappi che dopo che il gruppo si è sgranato e hai perso, diciamo, quello che è il trenino, puoi recuperare magari una, due posizioni massimo, perché gli spazi aumentano, il tempo sì, si riduce e quindi rischi meno, ma anche guadagni di meno. Quindi bisogna valutare un po' queste due possibilità. Chiaramente questo discorso di gestione di corsa vale solo per le sprint, quindi corsa di 20 giri, 15 giri, tot minuti, e non per le endurance. Per le endurance ricordiamo i video precedenti che la gestione diventa più complessa. Si parla di cambio pilota, si parla di gare con 2, 3, 4 ore di lunghezza, di durata. Quindi lì non si decide tutto alla prima curva, ma si decide sulla costanza e sulla gestione a lungo termine. Siamo in conclusione di questo video. Questo era l'ultimo episodio della stagione. Prossimamente arriveranno altri contenuti e altri video dove tratteremo di nuovi argomenti. Se volete rimanere aggiornati, seguirci sui nostri canali social. Un saluto dal vostro istruttore Nicola. Ciao ragazzi!